Eccole qua, le due medaglie di bronzo vinte da Lucia Lucarini ai mondiali giovani di scherma di Verona. Ciao Lucia, Ciao. complimenti. Grazie Senti, sei abituata ormai alle competizioni internazionali, però un mondiale è sempre un mondiale. Che cosa ha di speciale? mille. Beh, il mondiale è per eccellenza la gara più importante, ovviamente solo dopo le Olimpiadi, che sono l'obiettivo di ogni sportivo, penso. Quindi la pressione è sempre tantissima, soprattutto in questo mondiale che era l'ultimo mondiale da Under 20 e soprattutto un mondiale che si è svolto in casa, eravamo a Verona. E quindi la pressione era tanta e sono riuscita però a portare a casa un bel risultato. Ecco, queste due medaglie di bronzo, la medaglia più grande è quella della gara individuale, giusto? Quella più piccola, quella della Quella gara a della squadre. squadre, dove l'ultima stoccata, quella decisiva per la medaglia, è stata proprio la tua. Sì, essendo io il capitano, avevo il ruolo, diciamo come in una staffetta, avevo il ruolo di chiudere, quindi ero l'ultima a tirare, quindi tutte le stoccate decisive le dovevo mettere io. È un ruolo importante perché appunto non è facile, la pressione di tutta la squadra addosso è pure la tua, quindi è veramente complicato, ma nonostante le responsabilità siamo riusciti a portare a casa un bel bronzo. Erano nei tuoi obiettivi queste due medaglie, speravi qualcosa di più, le accetti di buon grado, qual erano insomma le aspettative alla vigilia? Allora, sicuramente la medaglia individuale me l'aspettavo, ma come è successo l'anno scorso non è mai scontata, perché nel mio primo anno Under 20 avevo già raggiunto il bronzo individuale, ma nel secondo anno non ero riuscita a conquistare la medaglia, quindi avevo capito che comunque la medaglia è un obiettivo da raggiungere, ma non è scontata, quindi sono veramente felice di questo obiettivo. Potevo fare di più, sì, ma comunque sono contenta per questo risultato. Per quanto riguarda la gara squadra, invece, l'America è sempre stata una squadra forte, quindi è normale che abbiamo trovato delle difficoltà. Potevamo batterla, però diciamo il bronzo anche qua non è mai scontato, quindi è una medaglia importantissima. Senti, siamo davanti al circolo scherma Terni, non a caso, perché tu sei nata qui a livello di scherma. Ora ti alleni a Frascati, dove c'è un centro di eccellenza per la sciabola, che è la tua specialità. Ti pesa allenarti lontano da casa tua? Beh, un po' sì, sei lontano dai parenti, dagli amici, quindi un po' lo senti, però diciamo sono molto determinata nel conquistare i miei obiettivi, quindi se è necessario comunque trasferirsi, appunto l'ho fatto, mi sono trasferita senza problemi. E adesso nel futuro di Lucia Lucarini, cosa c'è? Io tendo sempre a pensare al futuro più vicino, quindi penso più che altro alle mie prossime competizioni, che sono due gare di Coppa del Mondo nella categoria assolute, che si svolgeranno a Mosca e a Tunisi. E tra 2 settimane avrò un ritiro che si svolgerà a Parigi, sempre a livello assoluto. Ok, grazie, in bocca al lupo allora. Grazie, crepi il lupo.